Siano lodati Gesù e Maria. Allora, fratelli e sorelle carissimi, oggi vi annuncio subito, faremo un'omelia un po' particolare, un po' atipica. Perché? Per capire bene, per quanto è possibile, la festa dell'Immacolata Concezione, cos'è che celebriamo oggi, cos'è il peccato originale, perché la Madonna è stata esentata dal peccato originale, sapete quale realtà ci viene in soccorso, in tragico soccorso? Chi è che se lo immagina un po'? Quello che stiamo vivendo, il coronavirus. Proprio così, guardate. Che cos'è un virus? E cosa stiamo? È un agente patogeno. Se ti prende, ti uccide. Non si sa bene da dove è uscito fuori. D'accordo, sappiamo soltanto che appena ti avvicini e ti contagia, caput, giusto Barbara? Caput, sei morto, ok? Non sappiamo bene che cura ci sta, abbiamo soltanto qualche strumento per proteggerci un po', giusto? Siete tutti quanti mascherati. Mi sembrate banditi che siete venuti a rapinare a chiesa, d'accordo? Usatemi le battute così ci alleggeriamo un po', non vivere anche questo tempo. Ci abbiamo il distanziamento. Dice Don Leonardo, ma ce lo vieni pure il giorno dell'Immacolata. Aspetta. Il distanziamento. Poi ci abbiamo il lavarci sempre le mani, giusto? Sono queste le tre cose, ho studiato bene, principali. Allora, tutto chiaro, no? Tutti hanno paura del coronavirus, molti, non tutti, qualcuno è temerario, insomma, qualcuno c'ha, capite, ecco, è di quelli belli così che non c'ha paura, d'accordo. Ci siamo? Bene, questa celebrazione è spettacolare perché questa famiglia ha scelto di battezzare il figlio il giorno dell'Immacolata, che è uno dei giorni proprio doc, capite? Potete far vedere un attimo quel bambino, tiratelo un po' su, ma un bambino di questo genere, secondo voi, che ci può avere di male dietro? Che c'ha di male questo? Che disgrazia c'ha? Ma voi sapete che Gesù ha detto battezzate per la remissione dei peccati. Per la remissione dei peccati. E un bambino che peccati ha fatto? Oh, che peccati ha fatto un bambino? Allora non dovremmo battezzarlo un bambino. Che lo battezziamo a fare? Stiamo facendo, come dire, una sceneggiata, stiamo facendo una commedia, stiamo prendendo un giro al Padre Eterno, quello ci ha detto battezza per la remissione dei peccati, che battezziamo a fare un bambino. Che c'ha quel bambino, secondo voi? C'ha il coronavirus spirituale, ce l'ha. Perché purtroppo dal coronavirus spirituale, che è il peccato originale, che è contagiosissimo, non c'è difesa, ha voglia a vaccino, non ci sta immunità, non ci sta niente. Al concepimento noi contraiamo questa cosa. Non solo non c'è difesa, ma non c'è cura definitiva, perché adesso lo vedremo. Ci sono tutta quanta una serie di cose che se le utilizziamo tutti, quindi a causa del peccato originale, tutto quello che noi viviamo per il coronavirus, a livello spirituale lo dobbiamo vivere finché siamo su questo mondo. Ma lo vedremo, eh? Mascherine, lavamenti di mani e distanziamenti al contrario, adesso poi lo vedremo, capito? Guardate che veramente è così, eh? Come mai sto povero ragazzino ha contratto il coronavirus? I genitori, perdonatemi, sono più peccatori di che avranno fatto, diciamo, questo bambino è nato infettato, c'ha un peccato che se lo porta dietro, che delinquenti saranno? Non è niente, capo? Loro non c'entrano niente perché loro sono vittime prima di essere a loro volta cooperatori, capito? Sono stati contagiati prima di diventare untori. È successo un problema e qui, attenzione che oggi dobbiamo chiederci tutti quanti queste cose, eh? Chi ci crede o non ci crede, perché oggi è la festa della liberazione. Voi ci credete che il genere umano è nato da un solo uomo, creato da Dio, da una donna nata dall'uomo, e che il coronavirus l'hanno preso quei due e quindi è impossibile che non si trasmetta, perché si trasmette per contagio, quindi per generazione, quindi nel momento stesso in cui una persona viene concepita, quello te lo prendi, punto e basta. Voi ci credete a questa cosa qui? O credete a quello che ci propina oggi la cultura dominante? Credete che l'uomo viene dalle scimmie? Credete nell'evoluzione?
Credete nel poligenismo? Voi sapete che oggi siamo nell'era di internet, no? Avete visto che ogni tanto c'è qualche notizia di quelle sensazionali? Tutti gli vanno dietro. Twitter, Facebook, rilanciano a destra e a sinistra, dopo un po' esce fuori. Fake news, bufala. Capito? Prima che mandate 100.000 messaggi su WhatsApp, qualcuno l'ha fatto pure qui di grandi notizie. L'altro giorno che c'era, che aveva fatto il Papa, non mi ricordo che aveva fatto, doveva fare una cosa nei giorni seguenti, doveva fare qualcosa di grosso il Papa, adesso non mi ricordo, ha fatto il giro del mondo, bufala, d'accordo? Quindi prima di dare retta a una notizia, bisogna verificarla, capito? Veniamo dalle scimmie, ci aveva ragione Darwin, ma voi sapete che questa cosa, non lo dico perché sono credente, andate su YouTube, cercate i video del professor Antonino Zichichi. L'evoluzionismo non è scienza, capito? Neanche di quarto grado, non dico di primo, neanche di quarto, il livello più basso. Non ha nessun fondamento scientifico, per cui tu puoi mettere in dubbio una verità di fede, quindi dobbiamo chiederci come sta la nostra fede per un'ipotesi, perché questi oggi ci fanno la testa come un pallone, capite? La televisione, i mezzi di comunicazione ci fanno credere tutto quello che gli pare a loro, capite? Noi abbiamo una fede tale da dire, oè, calma, calma. Se questa cosa contraddice un dato di fede, o tu me la dimostri, ma me la dimostri come quello è un faro di luce, se no io non ci credo. E siccome non lo potranno mai dimostrare, perché non c'è niente, non può essere dimostrato niente che contraddica, dice Gesù, nemmeno uno iota della nostra fede. Non è mai scienza. Ricordate che la scienza non va mai contro la fede quando è vera, quando è scienza, non quando sono chiacchiere o ipotesi scientifiche. Allora, nasciamo tutti quanti col virus. Che cos'è il battesimo? Che cos'è il battesimo? Il battesimo, diciamo così, il virus lo toglie, ma l'infezione rimane a vita. Potremmo definire un battezzato un asintomatico, oggi ci siamo fatti in vocabolario, quest'anno, il 2020 ce lo ricorderemo, un portatore che da un momento all'altro, prova, ok? È così. E come facciamo noi, avendo questa infermità a vita, a continuare a campare un po'? Allora, ce laviamo le mani? Ciap, ciap, ciap. Lavare le mani, ecco. Noi non dobbiamo lavare le mani, noi dobbiamo imparare quando cresciamo a lavare spesso l'anima. Conoscete un sacramento che si chiama il sacramento della penitenza? Chi non lo usa mai, sicuramente c'ha qualche virus dentro, perché se non ti lavi spesso le mani, qualche contagio te lo prendi. Il distanziamento sociale. Noi dobbiamo stare distanti, sapete da chi? Da chi dobbiamo stare distanti, secondo voi? Molto distanti, perché appena lo tocchi è peggio che un lebbroso. Dal peccato, qualcuno ha detto, bravi, dal peccato e dal maestro del peccato, che è un maestro invisibile, che circola, capite? Circola come un serpente, quindi non si sente, ma sbrana come un leone. Altra verità di fede. Voi ci credete che il diavolo esiste? Oppure il diavolo è un'invenzione dei preti del Medioevo, che siccome volevano terrorizzare le persone? Ecco, lì dietro c'è l'affresco del giudizio universale, se puntate la luce, lì sulla parte destra c'è un mostro orribile con tutta la bocca piena di cose che si sta mangiando, c'è scritto sotto invidia, superbia, ira, quello sarebbe il diavolo. È un mostro che si è inventato nel Medioevo per mettere paura alla povera gente, perché questi ecclesiastici avevano il potere, quindi dovevano soggiogare la razza umana e tenerli sotto il terrore del diavolo. È così? Invece oggi abbiamo le malattie psichiatriche, abbiamo la scienza, il male è un concetto, pensiamo questo, bisogna pensare, think, pensiamo, da questo bisogna stare distanti. E a chi dobbiamo stare vicini invece, se vogliamo? Dobbiamo stare vicini a Gesù, e qui entra in campo la Madonna, adesso vedremo con l'Immacolata Concezione. Poi c'è un'altra cosa. Mascherati. Dobbiamo mascherarci per impedire che entrino in noi gli agenti patogeni. Oggi le mascherate, qui dobbiamo fare attenzione, quindi
immunizzarci, sapete da cosa soprattutto? Dalle bombardate di fandonie che ci vengono addosso dalla mattina alla sera. Noi siamo in un mondo che di cristiano non c'ha più niente, ci ubriaca dalla mattina alla sera e noi non possiamo essere sciocchi che qualunque cosa sentiamo. E il mio caro amico Don Pierpaolo, l'altro giorno lo ringrazio pubblicamente, ha fatto una bellissima omelia su un fatto di cronaca recente. Ci sono trasmissioni viste da milioni di italiani dove vengono messi alla berlina poveri confratelli miei, anziani che hanno l'unica colpa di continuare a dire, chiaramente in toni neanche troppo offensivi, elementari verità di fede e di morale. E gli viene organizzato poi il crocicchio con qualche parrocchiano o parrocchiana devota che pubblicamente davanti a 4-5 milioni di italiani gli spiega quello che deve dire durante l'omelia a messa. Io non so se avete seguito, io non seguo queste cose qui, le ho sapute dalle notizie perché non amo la televisione né tantomeno certo tipo di televisione. Allora dobbiamo immunizzarci. Allora, chi è la Madonna? La Madonna è l'unica creatura che il coronavirus dell'anima non se l'è preso per un miracolo dell'Altissimo. Perché doveva diventare la madre del Verbo. E quindi l'avvelenatore, lo vedete lì sotto, questa è una storia dell'Immacolata, anche se, ma anche quella che troviamo lì sotto, la Madonna c'ha sempre il piede sopra la testa del serpente. Oggi noi faremo in questa santa messa la consacrazione dei bambini al cuore immacolato di Maria. La Madonna, Fatima, ha chiesto a tutti: consacratevi al mio cuore immacolato. Perché? Perché non è facile rimanere immuni oggi. Sono tempi belli quelli che stiamo vivendo, non soltanto per il virus, ma facciamo finta che il virus non ci fosse. Stiamo vivendo in un contesto storico-culturale tranquillo, sereno, rilassato, dove le cose vanno bene e dove non stiamo continuamente bombardati da tante cose. C'è un'aria pesante in giro. E chi ci protegge? E chi ce la fa? A volte noi abbiamo proprio la percezione di essere sopraffatti dal male. Allora noi dobbiamo chiedere aiuto a colei che il male se l'è messo sotto i piedi. Non è stata contagiata, ma a tutti gli assalti che ha ricevuto ha sempre vinto. Abbiamo bisogno del suo aiuto. Ecco che significa consacrarsi al cuore immacolato. Lo possono fare tutti. Io infatti consacrerò i bambini, farò poi un atto di affidamento delle famiglie, perché chi è grande, io come parroco li affido, ma poi dovrà pensarci essendo grande e decidere: voglio io spontaneamente prendere la mia vita e dire alla Madonna dammi una mano tu, chiedere il suo aiuto? D'accordo, chi vuole al termine della Santa Messa, qui ci sono le medaglie miracolose, le coroncine del rosario fatte dalle monache di clausura, le altre corone del rosario più grande, potete prendere tutto quello che volete, perché già avere un segno che dica il nostro amore, la nostra devozione alla Madonna non basta, quello, ma è già qualcosa, d'accordo? Quindi questa è la festa di oggi, capite? Noi non possiamo andare esenti da contagi contratti, ma possiamo imparare ad usare tutte quante le contromisure spirituali perché tutto quello che è accaduto ci faccia poco o niente. Certo, se stiamo in senso spirituale, non ripeto quello che ho detto, senza mascherine, senza distanziamenti spirituali nel senso che abbiamo visto, senza lavarci le mani e senza l'aiuto della Madonna, siamo completamente KO, morti sicuro al 100%, capite? Ecco perché quando dite, ho sentito alcuni dire: io sono credente ma non praticante, tu sei credente ma non praticante, voi sapete, concludo, l'avete mai conosciuto voi, padre Amort, grande esorcista, quello pelato, quello che ha combattuto l'antidiavolo, sapete che diceva sempre, sapete chi è il più grande credente o non praticante? Il più proprio quello che è proprio un super credente ma non è praticante per niente, sapete chi è il più grande di tutti? È il diavolo, perché il diavolo, le verità di, se venisse lui a fare l'omelia, è un'omelia, ma lui le verità di fede, le conosce molto meglio di me, capite? Le conosce tutte benissimo, lo sa chi è la Santissima Trinità, chi è la Madonna, che cos'è il paradiso, l'inferno, il purgatorio, tutto sa, ma non pratica perché non vuole stare in grazia di Dio, non ama il Signore e non ama nessuno, manco se stesso, capite? Ma le cose le sa. Quindi noi abbiamo bisogno di molta pratica, oltre che di molta teoria. Quindi buona pratica a tutti e una santa festa dell'Immacolata a tutti.
siano lodati Gesù e Maria.